Giornata di sole, condizioni ottimali, adesso tocca alle due squadre farci divertire. Un saluto da Pierluigi Pardo e Lele Adani, pronti come sempre a tenervi compagnia. Sfida valevole per gli ottavi di EA Cup, non dovrebbe mancare certamente lo spettacolo. Si sfidano Napoli e Manchester United. Ciao Pier, è sempre un piacere per me essere qui in prima fila per commentare una partita di calcio, per onorare il calcio, e speriamo anche oggi di poter offrire un match emozionante ai nostri amici a casa. Politano. Efficace l'intervento del portiere. Corner battuto in mezzo. Libera male sul traversone, occhio. Perde palla. Ci prova. Tiro respinto. Possesso perso. Hanno spezzato bene la trama qui. Perde palla. Lozano. Occhio al cross. Intervento non perfetto. Vediamo se ne approfittano. Sventa il pericolo. CR7 non ha bisogno certo di presentazioni. Ogni volta che scende in campo lo spettacolo è assicurato, è garantito. Lele, leader e trascinatore di questa squadra, autentica e inesauribile fonte di ispirazione per i compagni. Il tecnico anche oggi si affida a lui per portare a casa il risultato, ma non potrebbe essere altrimenti. Pallone respinto. Si ferma il gioco, c'è offside, ma era una buona opportunità. Errore di Koulibaly. Bruno Fernandes. Ferma bene l'avversario, può ripartire. Spazio per il cross. Cross sul palo lungo. C'è la respinta, ma non è finita. Eccolo qui! 1-0, si sblocca il match. Vedremo come cambierà ora la partita. Gli avversari dovranno scoprirsi un po' di più se vogliono recuperare. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Grande tempestività di questo intervento. Cerca di bucare per il compagno. E c'è il gol, le hanno fatto subito un altro, difesa evidentemente ancora sotto shock. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Paul Pogba. Il ricordo dei tifosi napoletani è legato indissolubilmente. La posizione è ottima, vediamo. E c'è il gol! E che gol! Questo è un colpo di genio, una giocata di classe immensa. Il punteggio adesso è di 2-1. United che prova a rendersi minaccioso nella metà campo avversaria. Ha spazio davanti a sé. Bravissimo a quel portiere, c'è comunque il fischio dell'arbitro. Recupera palla intercettando il passaggio. L'arbitro lascia giocare, dà il vantaggio al Napoli. Supera l'avversario. Non la tiene. Provano i Red Devils lungo la fascia. La manovra interrotta senza problemi. Politano. Lancio fuori misura. Palla che termina la propria corsa oltre la linea laterale. Bruno Fernandes. Controlla Pogba. Bravo a intercettare il passaggio, non che fosse difficile. Intercetta il pallone. Prova ad andare lungo Politano. Super De Gea, vale come un gol. Sancho. Brutta gestione del pallone.
la squadra di casa finora ha fatto meno possesso palla rispetto agli avversari, ma questo dimostra che nel calcio non è sempre importante avere il possesso palla, ma sono le occasioni che ti procuri che fanno la differenza. Poi non vale l'equazione che chi tira di più fa più gol. Bisogna essere freddi, lucidi al momento della conclusione a rete. Alla fine basta una rete in più degli avversari per vincere. CR7. Gran pallone di Cristiano. Manovra gestita male. Politano. Sta avanzando. E c'è un altro gol. Vogliono chiuderla. Vantaggio che sale a più due. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Mertens salta l'uomo. Occhio al tocco preciso per servire il compagno. Ha calciato al volo. Non è entrata davvero di poco. Ha impattato la palla alla perfezione e ci è mancato poco che non trovasse lo specchio. Riescono a recuperare il possesso. Ecco il tiro e c'è il gol. Seconda rete per lui quest'oggi in grande giornata.